Ciao e bentornato sul canale. Quest'oggi siamo con Oggy, il nostro gattaccio. Il nostro bel gattaccio. Dovevano venire Scarlett e Crafio, ma si sono messi a guardare un video, un film, e quindi niente, non ci tengono compagnia. E così ho detto, chi viene a darmi la mano? È arrivato Oggy, come al solito. Lui è sempre presente. Allora, quest'oggi abbiamo un bel pacchetto. Un acquisto che ho fatto in questi giorni dall'amico Carlo, tramite Facebook, il gruppo di Facebook, dove ci sono dei modelli che avevo già visto diversi mesi fa e che li avevo ordinato diversi mesi fa. Poi dovevamo incontrarci a Novegro, lui ha avuto problemi, io alla fine non ci sono andato e così ne ho approfittato, me li sono fatti spedire. La verità, alcuni di questi li avevo già prenotati da tempo. Vediamo un po' che modelli sono. Allora, Oggy. Lui quando vede una scatola, vede un pacchetto, lui viene subito perché pensa che ci siano sue pappe. Le sue pappe. Poi sapete, i gatti piace, piacciono le scatole, piacciono le novità, sono curiosi, sono veramente curiosi. Allora, apriamo in diretta il pacchetto, un bel pacchetto. Ecco qua, bello pesante, È bello pesante, sì, bello pesante. Cosa ci sarà qua dentro secondo voi? Pappe di Oggy? Non credo, perché quelle le compriamo in negozi, non le compriamo online, Le pappe di Oggy? Allora, ecco qua, guardate un po'. Qua una bella scatoletta, Una bella scatoletta della Mattel, bellissima, made in Thailand, contiene 4 pezzi, ma noi abbiamo preso qualcosa, ho usato la scatoletta per come confezione. Allora, vediamo un attimino che modelli ci sono, siamo attenti a non tagliarci. Un attimo, farsi male. Allora, intanto, se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti al canale e suona la campanellina, per rimanere aggiornati sui nostri video, perché ne facciamo tanti. Adesso è un periodo che abbiamo finito le 10 macchinine al giorno, per 10 giorni. Ecco qua, guardate un po' cosa abbiamo qua. Guardate un po' cosa abbiamo qua. Dei bellissimi Team Transport, guardate. Questo qua è il team, questo è il team Oggy. Oggy, vedi che queste qua sono le chiappette di Oggy. Oggy, ci fai, ti sposti Oggy? E lui è un curiosone. Lui è un curiosone, come tutti i gatti, ma in particolare lui è il più curioso di tutti. Allora, questo è il team Transport Lancia Stratos Gruppo 5 Sakura Sprinter. Vedete qua, questo l'avevo ordinato tempo fa, lui. Ho detto, guarda, appena ce l'hai me lo tieni da parte. E mi ha tenuto da parte, infatti sono passati diversi mesi da quando gli ho ordinato. È stato molto gentile che mi ha tenuto da parte. Chissà dove li prende lui che trova tutti questi modelli qua. Io divento matto di ogni volta. Ogni volta divento matto. Vabbè, ma noi non siamo commercianti, siamo solo dei piccoli appassionati, collezionisti, quindi magari non possiamo prendere pezzi singoli perché ci costerebbe troppo la spedizione. Invece chi li rivende magari ne compra 10 o 20 e ammortizza la spedizione e riesce a fare anche un prezzo decente. Per questi qua lo pagate il prezzo giusto, Non lo pagate al prezzo giusto. Quindi questo, peccato per il camion, perché questo qua è un classico camion giapponese che non c'entra niente con la Lancia Stratos. Addirittura scritto Lancia lì sul frontale, ma il camion lascia un po' a desiderare. Peccato, perché potevano mettere un camion almeno europeo, diciamo, non dico un camion della Lancia, che la Lancia faceva i camion e gli autobus una volta, però almeno un camion un po' più europeo. Vabbè, quindi Lancia, questo è il team Stratos Gruppo 5. Poi abbiamo preso, eccolo qua, anche questo con lo stesso camion, il Sakura Sprinter. Chissà perché alla Mattel piace tanto questo camion, un po' cattivo, il classico muso da giapponese cattivo, vedete, sembra che sia imbronciato. Questa è la Porsche 962 della Shell, guardate che bella, bellissimo. Questo Team Transport era insieme a quello della
Nissan Skyline e poi della Plymouth Cuda. Sì, sono usciti qualche mese fa, anche forse l'anno scorso. Ripeto, è da un po' che li ho tenuti da parte, ho detto, me li tieni da parte che poi li prendo, e ci vediamo a Novelgo, poi alla fine non ci siamo più visti. Due volte ci siamo saltati a Novelgo, mi sembra. Questo, e poi l'ultimo, guardate, secondo voi qual è di questi? No, ma scusa, Oggi, per piacere, Oggi. Sei bellissimo, lo sappiamo tutti che sei bellissimo, il più bel gatto rosso del mondo, lo sappiamo, però tiravi un po' queste chiappe, Oggi, cosa? Mi fai passare? Mi fai finire il video? Dai che già, è da un po' che volevo fare questo video, mi è arrivato in settimana questa roba qua, non l'ho più fatto il video, perché speravo in Crafy, in Scarlet, ma niente, e adesso ci si mette Oggi, lui sempre in mezzo. Secondo voi? Oh mamma mia. Anche voi avete un gatto? Solo chi ha un gatto può capire. Solo chi ha un gatto può capire. Allora, secondo voi qual ho preso? Allora, c'è l'Alfa Romeo. Scusate, eh. Poi c'è l'Impala e c'è la Rover. Secondo voi di questi tre team transport qual ho preso? Ta-ta! L'Alfa Romeo. Guardate anche questo. Camion, vabbè. Che non c'entra niente. Però c'è l'Alfa Romeo 155 WCTI, la TI, questa qua l'ha fatto proprio grande successo, nelle corse nel DTM, soprattutto col Fleet Flyer. Ecco qua il team Alfa Romeo, bellissimo, veramente bello, perché mi ero perso la 155 V6, quella premium, sapete che era uscita, e adesso poi la cerco, non è che la lascio lì. Però ho detto, ma quasi quasi prendo il team transport, così c'è già magari una grafica differente, però c'è. Così adesso appena trovo la 155, quella della Boulevard, me la prendo e facciamo il team completo. Però nel caso, visto che quelli per adesso non li apriamo, li apriamo con calma, anche perché adesso c'è Oggi in mezzo alle scatole, io oggi aprirei un altro modello che l'abbiamo visto l'altra volta. Ecco, l'Alfa Romeo GT. V6 3000, questa qua, oh mamma mia, com'è difficile fare il video con Oggi, Adesso spostati un po' l'asarone. Allora, questa qua, avevo paura di non trovarla, perché effettivamente giravo e rigiravo, vedevo tutte le macchinine di quei case, ma non la trovavo. Ho detto, figurati, ci saranno gli appassionati a caccia. E quindi non trovo più. Poi fortunatamente nello stesso supermercato, in due occasioni diverse, ne ho trovate 4 praticamente ne ho prese. Ho preso una per un amico che però mi ha detto guarda l'ho trovata anch'io, non suggerirmela, e le altre me ne tenevo io, una chiusa e le altre possiamo aprire. Quindi una la apriamo e ce la godiamo tutta, guardate qua che bella. Ha dei cerchi particolari. Ti piace Oggi? Vediamo poi se gli piace. E sì, e piace anche a Oggi. Oh, ma che bella! Adesso la riempio di palassi. Ma che bella questa Alfa Romeo, vero Oggi? Eccola qua, guardate un po', questi cerchi particolari, però mi sembra che sia la prima volta che usino questi cerchi qua, L'hanno fatta apposta. L'hanno proprio fatti apposta per questa macchina. Guardate davanti, che bella, con marchietta Alfa Romeo. Vedete quelli Oggi che vi piace tanto. Marchietta Alfa Romeo, i fanali, quelli da corsa quindi hanno lo scotch sopra. Ho avuto la grafica laterale, molto bella come macchina, è un modello nuovo, l'hanno presentata quest'anno, vedete Alfa Romeo 2022, perché le fanno un anno prima poi di iniziare la produzione. Manca dietro, ho visto che c'è un utente su Facebook che le pittura tutte, adesso prendo lo spunto, vedrò un attimino le foto originali dei fanali per pitturarle. Eccola qua, aspetta, portiamo un po' di luce davanti, e qua Oggi ci fa ombra. Così la vediamo meglio, ecco qua, ecco, vedete, manca dietro, manca tutta la colorazione dietro, vabbè, vedremo di farla, Cosa ne pensi? Ti piace sta macchinina? Questa Alfa Romeo l'hai già trovata? Io, ripeto, l'ho trovata nello stesso supermercato, ne ho trovate alla fine 4, io volevo regalarne una ad un amico, a Davide, e poi mi ha detto, guarda, l'ho trovata anch'io, perché mi diceva che non la trovava, so che lui è appassionato di macchine italiane.
non la trovava, ha detto, vabbè, se vuoi te ne mando una, visto che ne ho trovate alcune in più. E poi mi ha detto, no, guarda, l'ho trovata, va tutto bene, benissimo. Quindi se adesso andate in giro, questa la trovate, perché è disponibile. Niente, allora questo è il bottino di oggi. Cosa ne dite? Wow, sono contentissimo per questo. Non vedevo l'ora di averlo. A dire la verità, è già da qualche giorno che è arrivato e c'avevo il pacchetto lì pronto per fare il video, ma alla fine ci siamo ridotti a farlo oggi di corsa. Quindi c'è quella, ci sono questi della Porsche, Shell, bellissimo, sto camion della Shell, e poi Lancia con la Stratos Gruppo 5. Abbiamo la Lancia, abbiamo quella premium, abbiamo anche l'altro set della Lancia con la 037 ed adesso anche questo. Diciamo che quelli italiani cerco di prendere. Poi ci sono tantissimi altri team transport bellissimi, però alla fine cosa facciamo? Cerchiamo di prendere quelli italiani. Ce ne sono tanti, soprattutto quello delle Nissan, che sono molto belle, ma anche questi qua, questo per esempio, mi piaceva il Rover, sono stato scemo a non prenderlo, ma magari se il nostro amico Carlo ce l'ha ancora lo prendo questo qua perché è bello. Al carrello un po' enorme, questo furgoncino un po' strano, però sono belli, bei team, eh? Vediamo un po' quello lì, potrebbe essere, poi qua cosa c'è? Questo della Nissan, ne saremmo già a due, e poi qua cosa c'era? E questo, ma cosa dici, Yogi? Qual è questo Fosco della Porsche? Ma neanche di questi nessuno, quindi quei due lì potrebbero andare bene, se vuole già dei bei team. Poi adesso uscirà un set da tre macchinine più camion, che delle macchinine da rally, bellissimo, c'è anche la Delta pitturata con i colori della Martini o similari. Niente, dai, per oggi è tutto, lasciate un commento cosa ne pensate di questi team transport, quindi il Lancia Stratos gruppo B, gruppo 5, col camion di Sakura Sprinter, poi c'è Porsche 962 col Sakura Sprinter, il nuovo della Shell, mettiamolo qua. E poi l'Alfa Romeo 155 V6T con il Flat Flyer. Sono tutti camion un po' bruttini, ma sono più belle macchine che i camion. Quindi questi sono i tre team transport che abbiamo preso. E poi l'Alfa Romeo, la GTV col motore V6, il busto V6. La macchina che ha fatto epoca ai tempi, bellissime. Quindi questo è per oggi tutto. Poi c'è Oki, se volete un bel gatto rosso, ve lo presto. E qua basta che gli date tanta pappa, che lui e tante coccole perché lui è un coccoloso, vero Oki? Cosa dici? Hai fame? Vuoi la pappa? Vuoi la pappa, Oki? Ma cosa? L'hai già fatta la pappa? Vuoi la pappa, Oki? È un chiacchierone, non lo sapete, ma è un chiacchierone. Dovete vederlo che chiacchierone che è. Oggi vuoi la pappa? Cosa c'è? Cosa c'è? Sei ruffiana perché vuole le crocchette, perché la pappa l'ha già fatta stamattina. Ciao Oggi, ciao. Saluta tutti, di ciao. Ciao. Al solito sembra che mi parli a volte, quando gli parlo lui mi risponde. Ciao Oggi. Adesso fa il prezioso perché c'è la telecamera davanti. Ciao Oggi, ciao. Sentite la fusa. Fai le fusa? Dai, ci vediamo alla prossima. Allora mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, lì iscriviti al canale e se vuoi vedere un altro video, clicca lì che c'è l'altro video. Ci vediamo alla prossima con dei nuovi video. Adesso vediamo di fare 10 Hot Wheels al giorno per 10 giorni. L'impegno è tanto, quindi vorrei far crescere il canale, ma qua cresciamo poco alla volta, piano piano piano. Come sapete, YouTube non ci aiuta. Non ci aiuta assolutamente. Vediamo un po' se riusciamo a zoomare, eccoli, guardate che belli. Che bello quel team transport, il più bello in assoluto, perché siamo di parte, perché logicamente, essendo italiani, amiamo le macchine italiane. Dai, prima che oggi distrugga tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!